Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Battlefield 4, grande richiesta dopo secoli, anni, decenni che non realizzavo un video su questo fucking epicness, motherfuckers epicness videogioco. Eccoci qua, intanto devo fare una cosa che io se non la faccio davvero mi sento male. Perf overlay punto draw FPS, FPS 1. Non ha funzionato. Perf overlay punto, devo dare lo spazio. Allora, se vi state chiedendo che cazzo è draw FPS 1, ok. Se vi state chiedendo cos'è questo, questo comandino qui è per far spuntare gli FPS in alto. Ma per me è fondamentale perché, togli che sono un PC gamer, ho la necessità di vedere sempre i miei cazzo di frame fottuti al secondo. Comunque, come vedete, cioè, onestamente non ho veduto un cazzo. Praticamente avevo registrato un video prima, no? Sulle mappe del DLC. Solo che avevo fatto dei punteggi di merda, perché le mappe del DLC mi fanno altamente cagare il cazzo. Perché, boh, sono enormi, sono grandi e registrarle da solo è un po' un suicidio. Quindi cosa ho deciso? Intanto che cazzo, quindi, cosa ho deciso di registrare? Una bella operazione prigione da solo. Allora, perché volevo fare un video sulle mappe del DLC? Semplicemente perché sono diventato premium. Ho comprato il premium sul negozio del mio network, no? È praticamente un negozio normalissimo di chi dove potete appunto acquistarle a prezzo scontato. Vi consiglio di visitarlo perché ci sono dei buoni prezzi, non sono esagerati e sono abbastanza accettabili, no? E quindi ho detto, vabbè, anche se sono premium, registriamo una partita sul premium di Battlefield, no? Sulle nuove mappe. Ma no, perché senza squadra, senza un team, sto morendo, è impossibile registrare. Che cazzo è che sto morendo, per esempio? Quindi ho deciso di ritornare sulla mia cara operazione prigione, perché io praticamente registro solo sta mappa. Che cazzo spari? Via! Ok, oh! Ok, registro solo sta mappa perché appunto è una mappa chiusa, senza veicoli, e conquista grande, è praticamente un deathmatch in una grande mappa. Sostanzialmente è questo. Nemico ucciso, assistenza uccisione, 45.000 cose ho fatto, non ho capito un cazzo. Comunque, come vedete sono livello 36, il che significa che questo gioco ci sto nerdando molto. Ci sto nerdando tantissimo con i miei amici su TS e anche voi che magari ogni tanto entrate su TeamSpeak. Non c'è un cazzo da fare, mi faccio ogni tanto qualche partita con voi. Sempre se non mi fate incazzare, fate buoni medici. Perché praticamente, come vedete, sto utilizzando la classe supporto, ovvero quella che lancia le munizioni. Semplicemente per un motivo, perché ho già sbloccato tutto del supporto, dell'assalto. Ho sbloccato tutto del geniere e praticamente voglio riuscire a sbloccare anche tutto del supporto. Semplicemente perché voglio sbloccare tutto delle classi. Intanto tu puoi morire troppo. E voglio sbloccare tutto delle classi. Quindi sono arrivato a metà di supporto. Appena finito il supporto faccio lo scout. E poi ho sbloccato tutto di tutte le classi. Perché? Perché appunto a questo gioco ci sto giocando talmente tanto che mi sto infogliando a fare ogni cosa. Quindi c'è troppo fomento nell'aria, no? Va bene. Intanto quello è un nemico, potrebbe anche morire. MG. Aspetta, devo concentrarmi, ok. Vabbè, fotte sega, avanziamo, andiamo sotto e vediamo di penetrare in C e conquistare la bandiera, sperando che ci siano gli alleati, perché ovviamente io so che giochiamo con le squadre dei tardi. Andiamo a controllare, infatti, vediamo qua dentro se c'è qualcuno, infatti ho visto, vabbè, quelli sono amici. Avanziamo verso B, praticamente se riusciamo noi in questa mappa a chiudere allo spawn, la partita è automaticamente vinta, infatti però stiamo perdendo, mi sembra anche corretta la cosa che ho detto, no? Ma se il team non fa nulla per provare almeno a vincere la partita, viene abbastanza difficile. Comunque, devo dire molte cose in questo video. Che l'ho comprato il premium, l'ho detto. Che sto giocando come un pazzo maniaco a questo gioco, l'ho detto. Che potrei utilizzare il mio lanciapuffi per uccidere quello. E che non c'è nessuno. E che sparo lì. Bene. Vabbè, tutto quello che vado a dire ho detto. Vaffanculo, lasciate un like per questo Battlefield 4 che me l'avete chiesto davvero in 8 milioni. E quindi il cellulare continua a vibrare. Il cellulare continua a vibrare. La Cina sta entrando in me a forza di giocare in questo gioco, veramente. Anche se qui non c'è la Russia e gli US, però i cinesi, che sono parte predominante di questo gioco, si stanno impossessando di Jump Attack. La cosa fantastica, no, è che C non l'abbiamo. È che praticamente
Dovrei fare una cosa tattica. Allora, questa è la zona di combatticristo. Quindi... No, 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 no! Via! Dov'è il nemico? L'ho visto. L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Devi spuntare prima o poi da qua. Ah, l'ho ucciso. No, non l'ho ucciso. Ho fatto la cattura conquista. Muori, 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 muori. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Non muore, non muore. Io, questo è il momento di scappare, cazzo. Ovviamente non c'è un cazzo di medico in questa fottuta partita. Cioè, perché... Allora, dovete vedere se io nella mia minchia di squadra ho un medico. Perché è la cosa giusta quando si gioca in Battlefield. Cioè, giusta, o meglio, per quanto riguarda... Stiamo... Like e liquidiamo lo spawn. Abbiamo tutte le bandiere, riusciamo a chiudere lo spawn ed è vinta. Comunque, sto dicendo, per quanto riguarda la mia tecnica di Battlefield, ho appurato che bisogna avere come minimo due assalti, quindi due medici, un supporto e un geniere. Dove cazzo sono? Sono tutti dietro di me. Io devo spawnare nei punti di merda. Appunto, però deve essere una squadra unita, non si deve mai sciogliere, perché se magari uno muore, si rianima e così via, è cazzi vari. Però, veramente, mi sta salendo il crimine. Perché non riesco a fare dei punteggi. Il che potrei fare adesso la cosa pazza là dentro, no? Hitmarker, 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 nemico ucciso. Yes, fucking epic. Ok, riproviamo perché questa cosa è tecnico-tattica bestia. Riproviamo, vediamo se prendiamo hitmarker. No, la stanno uscendo gli amici, quindi possiamo anche evitare. Intanto dietro c'ho un fiume immenso di nemici, quindi io me ne vado qui un attimino a camperare. Spottiamo un pochetto. Spunteranno anche da dietro? Spero di no. Sperando che non ci sia il team rincoglionito. Quindi, non lo so. Comunque, se volete altri video di Battlefield, fatemelo sapere con un bel commentino, perché potrebbe essere interessante. Quindi, da dentro ci sono altri amici. Dai, no, no, oh, no, aspetta. Dai, ricarica, 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 ricarica. Sì, però se spariano al muro. Hitmarker, hitmarker, ma che cazzo. Aspetta che mi autoricarico con le mie munizioni. No, la console, no. Aspetta. Se vi state chiedendo cos'è questo... Bam, io praticamente tutto il gioco ho imparato a spottare, perché è una cosa fondamentale. Ovviamente si preme Q e si evidenziano i nemici su una mappa e si fanno sia più punti e più si riescono a vedere i nemici. Ma intanto sto coso qua perché nessuno lo uccide, me lo spiegate? Perché non lo uccide nessuno? Perché non scoppia? Vabbè, lo scoppio, lo lascio qui, fotte sega, non riesco veramente a comprendere. Nemico ucciso, nemico ucciso, nemico ucciso, nemici uccisi, tutto ucciso. Andiamo, andiamo. Cazzo, io sbaglio sempre col 3 e con l'altro cazzo di coso, no? Muori, muori, muori. Cazzo, va bene, il mio lanciapuffi sta... Intanto lanciamo un po' di granate, di rifornimenti così alla cazzo per fare più punti. Perché è sempre utile come cosa. Aspetta, avanziamo perché... Perché se restiamo fermi in un punto, ci starà girando da fuori. Cosa andrò a fare quindi adesso? Uscirò fuori... vedrò di farmi qualcuno. Vedrò se loro non mi fanno me. Allora, primo fatto. Primo fatto, sbloccato l'impugnatura. Lì c'è un altro. Maledetta schifosa bastardo. Ok. No, no, qui c'è un altro, qui c'è un altro. No, vabbè, stavo ricaricando. Bastardo, schifoso. Ok, 8-3, io davvero amo questa mappa. L'amo troppissimo, cazzo. L'amo da morire. Volevo fare, appunto, come detto, i video sulle mappe del DLC, ma davvero non mi entusiasmano per niente. Magari poi quando sono in gruppo con degli amici vedrò di registrare... qualcosa tanto per farvelo vedere, anche se non mi tocca più di tanto fare mappe fare video sulle mappe del DLC, finché appunto non ne trovo una abbastanza bene. Intanto davvero mi stanno partendo le corde vocali, ho qualche problema io a queste corde vocali, perché sono messo che urlo da mezz'ora e lo sapevo che eri là il tempo che mi giravo e mi hai fatto. Però se un medico sta rianimando il suo amico, ed è giusto così, una squadra deve cooperare, ma la mia squadra non fa un cazzo. Intanto, la mia voce sta morendo, ho bisogno davvero di acqua perché ho registrato, come detto prima, i video sulla map del DLC, ma il video non mi piaceva perché non era divertente, non era... Cioè, era praticamente un gameplay morto, ero io che andavo in giro sui veicoli e basta, e poi puoi morire tu proprio tranquillamente. Dai, dove cazzo sei? Dove sei? Dove sei? Brutto finocchio bastardo, tuo padre è cornuto. Sempre sei un padre, non so se tu hai un padre, però... Non siamo cattivi. Non siamo cattivi. Intanto sento la musichetta della squadra che sta vincendo, cazzo. Stiamo vincendo. Andiamo a chiudere lo spawn. Dai, andiamo a chiudere lo spawn. Anzi, stanno prendendo B. Devo spawnare per forza su B. E sono spawnato su A. Perché questo gioco è giusto. Questo è un nemico. Muori. Muori, soca. Qui c'è una granata da lanciare.
Vediamo un attimino se riusciamo a fare qualche altra uccisione. E abbiamo vinto! Ho finito 10-6 perché sono entrato tipo in un tempo irrisorio. Cioè praticamente abbiamo stracciato il team nemico chiudendoli allo spawn. E comunque ragazzi, come sempre, se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel like al video. Intanto come vedete, come potete ammirare, dato tanta potenza, sono livello 36, il plus al 100%. L'ho praticamente un po' sprecato. Comunque vediamo quanto punti ho fatto di plus al 100%. 4000 punti di plus al 100%, che è molto good. Comunque ragazzi, come sempre, se vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel like, continuate a seguirmi e ciao ciao.